Benché priva di Badiani, Frustalupi e Rognoni, la Pistoiese è esordito al Sant'Elia mostrando di voler far risultato contro il Cagliari. I primi pericoli infatti sono stati percorti, che al settimo dall'inizio deve distendersi in tuffo per agguantare questo tiro di Chimenti. Passa un minuto ed è il Cagliari ad andare in gol, cross dalla sinistra di lui, autorete di Borri. La segnatura demoralizza i toscani che al 14° subiscono il secondo gol. Pilas ruba la palla a Zagano, supera Benedetti e invano accorrono Berni e Di Lucia. È il 2-0. Sino alla fine del primo tempo la partita cala di tono, i due portieri avranno pochissimo da fare. Nella ripresa altro esploa della Pistoiese con Chimenti a 45 secondi dall'inizio e Longobucco a salvare in angolo. Al terzo questa risposta di Selvaggi. Quindi due minuti dopo, su cross di Longobucco, Mascella interviene in tuffo precedendo Pilas. 13° si rifà viva la Pistoiese, svarione della difesa del Cagliari, Chimenti gira al volo. Corti interviene, il portiere rossoblu si ripete al 16°, uscendo sui piedi di Benedetti, lanciato verso la porta cagliaritana dopo il servizio di Paganelli. Quindi al 21° e al 28° le altre due azioni degne di rilievo, con Pilas e Selvaggi protagonisti. È ancora bravo Mascella a sventarle entrambe.